sente davvero questo pane e il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Benedetta fra le donne e benedetto Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, il mondo intero. Quarto mistero della gioia, Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, con misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Quinto mistero della gioia, Gesù ritrovato tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace. Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, sta valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra Letizia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora tutta consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi,
Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei veri cristiani, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ben trovati qui ad Assisi, siamo in diretta dal Santuario della Spogliazione. Oggi è un giorno speciale, quanto quello dell'apertura della tomba di Carlo, perché oggi, alla fine della celebrazione della Santa Messa, che sarà presieduta da Monsignor Marcello Semeraro, che è il nuovo prefetto della Congregazione della Causa dei Santi. Alla fine della celebrazione eucaristica, la tomba del nostro beato Carlo Acutis verrà chiusa. Intanto ricordiamo che questo è stato un periodo di grandissima grazia. Veramente è stato incredibile vedere quante persone, quante anime si sono messe in fila, in preghiera, qui, davanti al Santuario della Spogliazione. Molti si chiedono perché verrà chiusa la tomba di Carlo, del beato Carlo Acutis, e la risposta, insomma, è evidente, e i motivi anche, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. A causa dell'emergenza, il coronavirus, Covid-19, purtroppo ci si vede costretti a ridimensionare le folle, le grandi folle che in questi giorni sono venute ad Assisi qui al Santuario della Spogliazione. È una situazione di emergenza alla quale bisogna rispondere con un grande senso di responsabilità. E questo è il motivo principale per il quale, ecco, la tomba del beato Carlo verrà chiusa. Non dimentichiamo anche il momento di grande grazia. Ecco, tante sono state le persone che sono venute qui ad Assisi, e tante davvero persone, un ordine con una intensità davvero ci lascia a bocca aperta, perché nessuno avrebbe mai immaginato una così tanta folla, e soprattutto, ripeto, ho visto questo santuario cambiare, quindi l'intensità stessa della preghiera in questo luogo cambiare profondamente. In questo periodo, durante l'apertura della tomba del beato Carlo, abbiamo assistito a qualcosa che ricorderemo a lungo di bello qui ad Assisi. È stato un momento di grande grazia. Quindi
È vero che la tomba di Carlo sarà chiusa, ma è anche vero che dovremo tenere in cuore quello che il Signore ci ha donato con tanta generosità. Abbiamo avuto l'opportunità di vederlo, di pregare davanti alla sua tomba. Lo sforzo che c'è stato da parte di tutti i volontari della diocesi, Assisi, la macchina organizzativa importante che si è mossa con grande, grande difficoltà, anche appunto a causa della pandemia, alla quale bisogna con grande responsabilità rendere conto. Ringraziamento veramente per questa grande sinergia da parte di tutti, le forze dell'ordine, il comune di Assisi, i volontari, tutti hanno risposto davvero con grande, grande, grande generosità. E questo ha fatto sì che quello che è stato vissuto in questi giorni resterà davvero indelebile nel cuore di ciascuno. Abbiamo visto giovani, famiglie, sacerdoti passare davanti a Carlo, davanti a questo giovane. È un grande mistero il fatto che ci sia stata questa grande, grande attrazione verso Carlo. Perché? Molti lo domandano. Perché proprio lui? Perché questa grande folla? Pensate che se si fosse stati in un periodo come siamo abituati a viverlo, come abbiamo vissuto fino a qualche anno fa o qualche mese fa, quando non c'era l'emergenza del virus, avremmo visto ad Assisi sicuramente delle folle oceaniche. Considerate che dall'altra parte del continente, dall'America, l'America Latina, dall'Asia, ma da ogni parte del mondo continuano ad arrivare messaggi, preghiere, e questo ci lascia pensare che davvero, se le frontiere fossero state aperte e libere come normalmente noi siamo abituati, qui avremmo visto davvero ad Assisi folle oceaniche, penso, per questo evento. Il grande mistero è perché. Perché Carlo? Bene, ci siamo fatti forse, dico io, forse un'idea, e forse l'idea è proprio quella che si parla di un giovane, di un santo, che questa... La santità è per tutti, non è per pochi, è per tutti, persino per un giovane come tanti dei nostri ragazzi che noi vediamo a passeggiare in giro per il paese, per la città, un giovane comune come tanti altri, un giovane che però ha compreso, ha avuto la grazia di comprendere quanto fosse preziosa l'Eucaristia, cosa c'è all'interno della Santa Eucaristia. Carlo nella sua vita, in sostanza, ci ha indicato Gesù nell'Eucaristia. È andato dritto per dritto nel cuore, che è quello che ogni cristiano dovrebbe vivere ogni giorno, che è la preghiera, il Santo Rosario, l'adorazione eucaristica, i sacramenti, la Santa Comunione. E questa grande attrazione verso l'Eucaristia, perché all'interno Gesù è vivo, non lo dimentichiamo, Gesù è vivo, questo Carlo lo aveva capito. E nella sua vita ha fatto questo, l'ha fatto attraverso le mostre che poi ha portato su internet, che ha fatto conoscere, l'ha fatto attraverso la sua esperienza di vita, la sua testimonianza. Questo ragazzo dei nostri tempi, innamorato di Gesù, perché lo aveva compreso, perché aveva compreso che Gesù è all'interno dell'ostia, si è spogliato dell'abito regale, si è fatto uomo e è sceso in mezzo a noi. Questo ha fatto di Carlo un giovane normale, straordinario. Noi dobbiamo tenere nel cuore questo, non dobbiamo dimenticare in questi giorni, in questa fortissima esperienza che abbiamo avuto la fortuna di vivere ad Assisi, ma chi ci ha seguito anche in televisione, su Maria Visione, abbiamo avuto 180 televisioni che si sono collegate nel giorno della beatificazione, ma anche nel giorno della veglia, il 9, nella veglia di preghiera, proprio la sera prima della beatificazione,
dove le chiese di Assisi erano aperte per dare la possibilità di andare ad adorare il Santissimo Sacramento. Quindi un segno fortissimo, il giorno proprio prima della beatificazione di Carlo, questo giovane con le scarpe da ginnastica, questo santo con le scarpe da ginnastica. Forse questo lo rende davvero molto molto vicino a noi, al nostro tempo, a questo tempo che ci mette di fronte a tante difficoltà, ma che Carlo, alla quale Carlo ci risponde con una semplicità disarmante. Andate da Gesù, andate da Gesù, adoratelo. Nella Santa Eucaristia trovate Lui, trovate Gesù vivo, presente. Questo è il messaggio che il Beato Carlo ci sta dando e ha dato a tutti quanti. E chi è venuto ad Assisi, che ha fatto questa forte esperienza, perché ripeto, questa è stata un'esperienza davvero forte, non solo per chi ci ha seguito, ma per chi ha avuto la fortuna di venire anche all'interno del santuario a respirare questo clima di pace, ripeto, questo fa la differenza, questo clima di pace, non comune, aggiungo, ebbene, resta con questo ricordo così forte che il Signore in questi giorni attraverso Carlo ci ha concesso, questa grazia che il Signore ha voluto concederci qui, in questo luogo. Quindi la tomba verrà chiusa oggi, alla fine della celebrazione della Santa Messa. Ripeto, celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Marcello Semeraro, il nuovo prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi. Ed è questa la prima uscita, primo atto ufficiale, la prima uscita ufficiale dal suo nuovo incarico. Ecco, questi sono gli ultimi minuti alla quale possiamo ancora vedere le immagini, le vediamo in diretta. Ecco, guardate che bello, che pace questo ragazzo ci sta dando. È una pace della quale il mondo davvero ha molto molto bisogno. È stato bello vivere il raccoglimento in questi giorni all'interno del santuario. Vedere le file, non solo delle persone che comunque entravano per fare una visita a Carlo, ma le file anche per confessarsi. E questo credo sia davvero un grande segno di qualcosa di straordinario che sta accadendo. File per avvicinarsi alla confessione, alla misericordia di Dio. E se è vero che l'albero buono si riconosce dai frutti, questo ne è uno sicuramente da tenere in considerazione. Ecco, vediamo, stiamo ancora per vedere queste ancora immagini in primo piano, siamo in diretta ancora con Carlo che sembra davvero salutare tutti voi che ci state seguendo in questo momento da ogni parte del mondo, non solo in Italia ma anche in ogni angolo del mondo. Abbiamo appunto detto, abbiamo assistito ad un lungo periodo, questo è stato veramente un periodo lungo, no? Sembra che sia iniziato ieri, ma sono stati molti giorni dall'apertura della tomba che Monsignor Domenico Sorrentino fece proprio nel giorno dell'apertura, proprio con la Santa Messa, alla fine della Santa Messa, questo momento che non dimenticheremo, che il mondo non dimenticherà. Abbiamo raggiunto picchi di ascolto e di visualizzazione anche online
da assoluto record, nessuno mai avrebbe mai immaginato numeri di questo tipo. Abbiamo assistito davvero a qualcosa di straordinario sotto tutti i punti di vista. Lui, patrono di internet, ha in qualche modo facilitato questo, perché anche attraverso i social, attraverso YouTube, attraverso i vari canali social, molti hanno avuto la fortuna e l'opportunità di seguirlo veramente da ogni angolo del mondo, e i numeri che a noi abbiamo registrato sono davvero da capogiro. Parliamo di qualche milione di visualizzazioni addirittura per il momento dell'apertura. Nessuno mai sarebbe aspettato una cosa del genere. È segno che proprio l'interesse per questo giovane, per Carlo, era proprio dietro l'angolo. E forse proprio questa freschezza, questa semplicità del beato Carlo nell'indicare Gesù è quella che ci avvicina davvero e ci cattura. Questo suo sguardo così di pace, di serenità che noi in questi giorni abbiamo visto nel suo volto, resta sicuramente scolpito nei cuori di ciascuno. È stato bello assistere anche alla veglia di preghiera del 9 con tutti i giovani della diocesi di Assisi, ma anche della conferenza episcopale Umbra, che nel sacrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli ha animato un momento davvero indimenticabile. Ricordiamo che durante la sera, durante l'inizio della veglia di preghiera, abbiamo adorato, ecco, il Santissimo Sacramento che usciva proprio dalla Porziuncola. Il Santissimo uscire dalla Porziuncola, credetemi, è qualcosa di che lascia davvero il cuore, segni nel cuore di una bellezza e di una emozione unica. E nella piazza, pur con le distanze di sicurezza, con tutte le misure di prevenzione per causa del Covid, abbiamo comunque avuto la piazza con quasi milioni. Bene, vi lascio alla Santa Messa, ripeto, Santa Messa presieduta da Monsignor Marcello Semeraro, nuovo prefetto della congregazione di La Causa del Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, proprio con grande gioia che do il benvenuto a Monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Albano, divenuto da pochi giorni prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. È bello averlo qui a chiusura di questo periodo di grazia in cui abbiamo visto fluire qui tantissima gente, secondo i nostri calcoli tra 25.000 e 30.000 persone che sono venute qui in questo santuario a venerare naturalmente Francesco, che è qui da sempre di casa, ma in modo particolare a venerare il corpo di Carlo che qui riposa. Ormai Francesco e Carlo insieme che vengono qui, stanno qui ad additarci Gesù e a portarci Gesù, perché alla fine è di Gesù che noi abbiamo bisogno. Grazie, Monsignor Marcello, per aver trovato il tempo di venire. Ci sembra che tutto si sia svolto in modo provvidenziale. Proprio ieri sono arrivate le ultime norme che rendono la nostra vita sociale ancora più contenuta e abbiamo avuto la possibilità in questi giorni di poter fare il tutto con tutto l'ordine che siamo riusciti a tenere, con tantissimi volontari che si sono prodigati, li ringrazierò alla fine. Ecco, pare che sia andato tutto davvero bene, ma soprattutto con tanto frutto spirituale. Stiamo vedendo un interesse mondiale per questa figura. Ci sorprende che da tutte le parti del mondo giunga il desiderio di conoscerlo, il desiderio di averne qualche reliquia, ma soprattutto speriamo il desiderio di imitarlo, perché alla fine abbiamo bisogno della sua santità giovane per una Chiesa che torni alla giovinezza del Vangelo. Grazie di cuore per essere tra noi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente i pensieri, parole, opere e omissioni Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servire. Che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Alla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo vivete delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia.
e Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», disse: «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Inizio questa omelia, carissimi, la inizio ringraziando il buon Dio per la possibilità che mi è data di celebrare la Santa Messa qui, in questo santuario della Spogliazione, che ricorda un momento davvero di svolta nella vita di Francesco d'Assisi. E lo ringrazio per farlo insieme con voi oggi, presso la tomba del beato Carlo Acutis. E dopo il Signore, ringrazio lei, Eccellenza, ringrazio l'Arcivescovo Sorrentino, che rinnovando un'antica amicizia, mi ha proposto di presiedere questa liturgia, disponendo pure un mutamento nei programmi previsti per la chiusura della tomba dopo gli eventi della beatificazione. Ed ho accolto volentieri questo invito, anche perché mi offre l'occasione di invocare, tramite l'intercessione di un giovane beato, l'aiuto divino per me, che in età ben più avanzata della sua, mi sono trovato in questi giorni a iniziare una nuova missione nella Chiesa. Domattina, infatti, presiederò per la prima volta una riunione della Congregazione per le cause dei Santi, di cui sono membro, sì, da diversi anni,
ma che ora la fiducia del Papa mi ha chiamato a guidare. E guardando al Beato Carlo mi sento un po' come quel monaco anziano raffigurato mentre è portato sulle spalle da un anziano, un'immagine descritta in un'icona conservata nel monastero di Bose, a proposito della quale, dialogando con i giovani in un incontro del 23 ottobre del 2018, Papa Francesco disse: c'è un'icona che si chiama la Santa Comunione, e cioè un monaco giovane che porta avanti un anziano, porta avanti i sogni di un anziano, e non è facile, si vede che fa fatica in questo. In questa immagine tanto bella si vede un giovane che è stato capace i sogni degli anziani e li porta avanti per farli fruttificare. Sono certo che il Beato Carlo Acutis, mentre porta avanti i sogni di tanti che guardano a lui come a un modello e un esempio, porta avanti pure il sogno che ha per la Chiesa il nostro amato Papa Francesco. Ero con lui nel gruppo del Consiglio dei Cardinali quando egli giunse qui ad Assisi per la prima volta il 4 ottobre del 2013, e giunse proprio dove siamo questa sera. Il vostro Vescovo ha pubblicamente dichiarato che a mettere a fuoco l'icona della spogliazione lo ha incoraggiato proprio quella visita. E mentre allora siamo qui, vogliamo pregare anche per il Papa, farlo magari con un'antica preghiera che comincia in latino con le parole «Dominus conservet eum», il Signore lo custodisca e lo protegga. Il testo del Vangelo, riservato dalla liturgia per questo giorno, è molto severo e ci pone alcune domande fondamentali. Su che cosa abbiamo fondato la nostra vita? Quale tipo di assicurazione sulla vita, direi, abbiamo fatto per noi? In quale deposito, in quale banca abbiamo depositato i nostri beni? Su quale carta abbiamo puntato nella nostra vita? Soltanto chi raccoglie nei granai del Signore possiede le scorte effettive per andare avanti ed essere felice. E oggi noi abbiamo sotto i nostri occhi l'immagine di un giovane che si è giocata la vita puntando su Cristo. Sono molti gli aspetti che rendono affascinante la sua figura. Ancora stamane, incontrando il segretario, sottosegretario della congregazione, parlando di questa mia presenza, si era tutti meravigliati di questo grande afflusso di pellegrini, di fedeli, lo ricordava l'arcivescovo. C'è un fascino particolare per andare avanti nelle cause di beatificazione e di canonizzazione. Una clausola è quella della presenza di una fama di santità, e per Carlo non ce n'è stato bisogno e non ce n'è bisogno.
non riusciremmo a comprendere molto, d'altra parte, della sua vicenda terrena. Un'espressione del libro della Sapienza, in latino, dice «consummatus in brevi, explevit tempora multa». La Bibbia italiana traduce «giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di una vita». È il libro della Sapienza. Siamo nella città di San Francesco. E mi torna spontanea alla memoria, c'è nei fioretti di San Francesco, nelle fonti francescane, mi torna spontanea alla memoria la domanda che gli rivolse frate Masseo. Perché a te? Perché a te? Perché a te? E alla replica del santo, su che cosa intendesse, aggiunse: perché a te tutto il mondo viene dietro e ogni persona pare che desideri di vederti, di udirti. Tu non sei un bell'uomo del corpo, tu non sei di grande scienza, tu non sei nobile. Onde dunque a te che tutto il mondo ti venga dietro? E Francesco gli rispose: perché non hanno veduto fra i peccatori il più vile, né più insufficiente, né più peccatore di me. In breve, si tratta della umiltà. Francesco era fondato nella umiltà. E anch'io mi sono chiesto perché questo corteo così numeroso a venerare il corpo del Beato. Forse anche in questa, carissimi, c'è la forza di attrazione del Beato Carlo Acutis, l'umiltà. Il papà, prima della Santa Messa, ha avuto grande gioia nell'incontrarlo. Intendeva farmi dono del volume della Positio, cioè degli atti per il processo di beatificazione e canonizzazione. L'ho ringraziato perché ce l'ho già, l'avevo chiesto appositamente e negli archivi della congregazione mi hanno detto ce n'è rimasta una copia. E nei giorni scorsi, prima ancora che finisse pubblica, neanch'io sapevo ancora, ho letto proprio la deposizione del papà di Carlo. In questo volume, con gli atti, che si chiama ufficialmente Positio, c'è scritto così: l'umiltà ha segnato l'intero suo percorso spirituale e umano e a tutti i livelli. L'umiltà. E cito letteralmente: era sicuro che l'umiltà è la scala per aprire i tesori del cuore di Cristo, la via più rapida per accedere all'infinita misericordia divina. Grazie a questa virtù, il servo di Dio ha potuto riconoscere la propria piccolezza e fragilità, eliminando ogni ostacolo all'azione dello Spirito Santo. Nei documenti diffusi mi è accaduto di ascoltare alcune parole della mamma. Se non ricordo male, a un certo momento ha detto così: ma Carlo era un ragazzo come tutti gli altri, aveva anche i suoi difetti, era chiacchierone, orgoglioso. Ma è cresciuto. Ha potuto riconoscere la propria piccolezza e fragilità, eliminando ogni ostacolo
all'azione dello Spirito. Certo, Carlo Acutis era diverso dalla figura fisica di Francesco descritta da frate Masseo. Gli diceva: tu non sei un bell'uomo. E invece Carlo era un bel ragazzo. Tu non sei di grande scienza. Invece Carlo era un ragazzo intelligente. Tu non sei nobile. Ma Carlo è nato in una famiglia distinta. Ed era anche ricco. Sicché per questi aspetti esterni Carlo era diverso da San Francesco. Umile però lo è stato come lui. Soprattutto lo è stato come il Signore Gesù. Ha preso su di sé il suo giogo, sto citando il Vangelo, ha imparato da lui, mite e umile di cuore, ed è per questo che ha trovato il ristoro per la propria vita e una giovinezza riuscita, ha conseguito la pienezza di tutta una vita. Ci dicono pure che il nostro Beato era bravo, anzi era geniale nell'uso delle tecnologie, al punto che qualcuno lo ha proposto come patrono di Internet. In epoca di followers, però, Carlo si è fatto discepolo. Non ha cercato ammiratori. Si è fatto discepolo di Gesù. Così come in un'epoca nostra di volontà di potenza ha voluto scegliere l'umiltà di Cristo. Amava essere qui ad Assisi. E qui i suoi genitori hanno voluto fosse sepolto. Ha voluto scegliere l'umiltà di Cristo, il quale, come dice San Paolo, da ricco che era, si è fatto povero per noi. Ed è così che Carlo Acutis è diventato ricco, non più per una eredità umana, ma per mezzo della povertà e della umiltà di Cristo Gesù, benedetto nei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, come famiglia di Dio radunata per il banchetto eucaristico, rivolgiamoci con fiducia al Padre perché dispensi a tutti i suoi doni. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Padre Santo, tu hai voluto che la tua Chiesa fosse in mezzo agli uomini come segno e strumento di unità e di vera comunione fraterna. Arricchiscila del tuo Santo Spirito, affinché ogni credente sia testimone credibile del tuo amore, affermando insieme al Beato Carlo Acutis: non io, ma Dio. Noi ti preghiamo. Padre Santo, ricco di misericordia, accompagna coloro che si sono allontanati dalla tua legge e vivono nel peccato, perché,
sull'esempio del beato Carlo Acutis, abbiano fiducia nel tuo perdono e ritrovino la via della libertà e dell'amore. Noi ti preghiamo. Padre Santo, per mezzo del tuo Figlio, nostra speranza, guarda quanti vivono nel dolore, nella prova e nella malattia, perché trovino in te pace, sicurezza e fiducia. Noi all'Eucaristia, considerata dal beato Carlo Acutis, la sua autostima è il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. Grazie a fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Donaci, Padre, di accostarci degnamente al tuo altare perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente, Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventi nel corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Maria, Vergine,
e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Vescovo celebrante Marcello, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli le sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per ricevere la comunione, nessuno si muova, dei ministri verranno in mezzo a voi per la distribuzione della Santa Comunione.
Preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Caro fratello Marcello, un rinnovato grazie anche per le parole che ci hai detto. Sia beneaugurante per il ministero grande e bello che hai ricevuto. Avere a che fare con i santi significa avere a che fare con l'aspetto più bello della Chiesa, il volto che tutti dobbiamo contribuire a rendere sempre più bello con la nostra santità. I santi ci invitano a diventare santi. Qui ad Assisi ne abbiamo una bella riserva di santi, alcuni già da tempo nella devozione dei fedeli, i grandi santi, Francesco, Santa Chiara, adesso questo giovane, ma non dimentichiamolo, abbiamo anche un grande sacerdote di vita santa, il venerabile Pennacchi, sepolto a 500 metri da qui, nell'abbazia di San Pietro, si è elevato altare, aveva estasi quando celebrava. Carlo diceva: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E Don Antonio, quando celebrava, spesso veniva visto alzarsi con le specie eucaristiche, perché l'Eucaristia è davvero il cielo sulla terra ed è l'assaggio del cielo. E io, sai, Don Marcello, sto chiedendo questa grazia al Signore, che prima di concludere il mio ministero ad Assisi, non dovrebbe andare troppo per le lunghe perché ormai i miei 72 anni, che mi faccia avere la gioia della canonizzazione di Carlo, ma anche della beatificazione di Don Antonio, perché è importante anche il modello per i sacerdoti. Il prete che ha amministrato gli ultimi sacramenti a Carlo ha parlato in questi giorni per noi e ci ha dato quasi come una consegna l'interrogativo che si fa ogni giorno. Cioè, io celebro l'Eucaristia con la fede di Carlo nell'Eucaristia. È così bello avere un giovane che insegna a noi sacerdoti. Dobbiamo essere davvero presi, afferrati da questo mistero. E questo sacerdote santo che abbiamo qui ad Assisi, spero possa passare per le tue mani anche nella congregazione. Ecco, che il Signore dia a noi tutti la grazia di vederlo anche egli scritto nell'albo dei Beati. Poi questa è l'occasione opportuna per dire un grazie al Signore, ci ha fatto vivere dei giorni stupendi, davvero inimmaginabili, incredibili, ma belli davvero. Ma un grazie a quanti si sono adoperati perché questi giorni fossero vissuti nella bellezza, ma anche nell'ordine, nella disciplina. È stato un po' difficile, bisogna dire che in alcuni momenti abbiamo quasi temuto di non farcela, ma grazie di cuore ai tantissimi volontari, padre Marcello e confraternite, quanti insieme con loro si sono adoperati, e qui al santuario il rettore, gli altri sacerdoti, le suore cappuccine, quanto lavoro c'è stato da parte di tanti, perché è stato duro dal mattino alla sera, praticamente per 20 giorni, accompagnare un flusso di migliaia di persone, circa 2500 al giorno. È stata una bella impresa, però fatta con amore, e ora possiamo ringraziare. Chiaro, sì, è chiaro, perché non ci sia perplessità. L'unico motivo per cui adesso chiudo la tomba di Carlo è solo per non incentivare un afflusso che potrebbe essere pericoloso, e noi non siamo in grado per troppo tempo, nelle condizioni di questa contingenza pandemica, non siamo in grado di dare il nostro servizio, ma appena possibile, speriamo al più presto possibile, avendo le palle anche grazie all'intercessione dei nostri santi questa brutta prova, ma Carlo sarà visibile normalmente, e in ogni caso il santuario resterà aperto. Speriamo che le autorità non venga in mente di darci un altro lockdown delle chiese. Noi ce la mettiamo tutta per essere veramente molto disciplinati, e in questa maniera
il nostro stare in chiesa disciplinatamente diventa anche un modello, diventa un invito a essere disciplinati sempre come dobbiamo. Quindi speriamo di tenerle aperte le nostre chiese e il nostro santuario, dunque l'afflusso quotidiano è possibile, ma naturalmente in forma contenuta e disciplinata. E per questo, tanto nei sacerdoti, perché c'è sempre la tendenza poi ad assemblarsi, ad affluire verso la tomba. Ecco, allora avrete la bontà, in base alle indicazioni che vi saranno date, di affluire in modo da consentire a noi sacerdoti alla fine di stare intorno alla tomba in maniera ordinata e di chiuderla. Poi non posso mancare di ringraziare sia le pubbliche autorità che sono state sempre tanto vicine e con tanta responsabilità, e tutte quante le forze dell'ordine, anche per loro un lavoro aggiuntivo, e poi tutti quanti i collaboratori della fondazione del santuario della spogliazione. Ci siamo dati degli impegni seri e belli, sai, per vivere anche la carità di Carlo, come quella di Francesco, il segno di una mensa per i poveri e il segno di un premio dell'economia della fraternità, per rispondere con il cuore di Carlo anche all'invito del Papa con la sua enciclica Fratelli Tutti, firmata qui ad Assisi. Insomma, ecco, quello che facciamo questa sera non è un lockdown. Il santuario resta aperto e si potrà accedere ogni giorno in maniera ordinata, ma con la tomba chiusa, in attesa che la possiamo poi aprire permanentemente non appena le condizioni ce lo consentiranno. Quindi grazie davvero a tutti. Se ho dimenticato qualcuno mi perdonerà, che sto parlando a braccio, il coro, tanti che hanno in questi giorni lavorato. Che sia davvero quello che abbiamo vissuto, un tempo di grazia fatto per portare fiori e frutti nell'avvenire, mentre ci ritroviamo ancora un po' ristretti dalla pandemia e con il cuore anche un pochino triste per quello che ci sta accadendo, di Carlo ci restino nel cuore come un segno di speranza. Ecco, adesso credo che qualcuno come defluire in maniera ordinata, e dopo ci aspettiamo la benedizione di Monsignor Marcello Semeraro. Sarà molto semplice, perché basta seguire me, io sarò lì a dare l'indicazione, lo faremo per banche, iniziando dal sindaco, poi basta che non vi muovete e seguirete la mia indicazione. Va bene? E dopodiché, passando dalla tomba, dal santuario, ok? Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ed eccoci arrivati alla conclusione di
della Santa Messa e siamo a questo momento così emozionante che è appunto la chiusura della tomba di Carlo. Vediamo con le autorità, il sindaco di Assisi, la dottoressa Stefania Proietti, con tutte le autorità locali che vanno, passano davanti il beato Carlo Acutis in questo periodo davvero di straordinaria grazia. Ecco il sindaco di Assisi, anche polizia, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza, tutte le istituzioni che sono state i giorni che hanno garantito un ordine davvero impeccabile in questo momento di grande, grande delicatezza. Questo momento in cui la pandemia purtroppo sta segnando un momento storico. Ecco, Monsignor Domenico Sorrentino ha specificato che non è un capriccio il fatto di chiudere la tomba, ma c'è un motivo ragionevole, di grande responsabilità, appunto, come è bene sottolineare, dove in questo momento davvero la Chiesa prima vuole dare l'esempio veramente di grande attenzione a tutte le misure prese in questo momento per evitare contagio. La tomba di, ripeto, beato Carlo Acutis. Noi stiamo assistendo a queste immagini davvero importanti, davvero belle, emozionanti. Chi come noi ha assistito a tutto le nostre colpe in questi giorni, la beatificazione di Carlo, è vissuto. Non essere emozionati, portiamo nel cuore, questa esperienza così forte, così bella, come quella che abbiamo assistito e vissuto qui ad Assisi. In questo luogo sono state grandi grazie, ci saranno ancora grandi grazie, portiamolo nel cuore. Abbiamo visto vedere il corpo di Carlo, ma la grazia non smette di operare, anzi la nostra fede deve andare veramente. Se questo è stato un aiuto per iniziare un percorso, certamente noi adesso dobbiamo impegnarci a mantenerlo. Per le confessioni, la Chiesa piena per quello che ovviamente poteva contenere, per il Santo Rosario tutti i giorni, le sante messe, le varie celebrazioni veramente vissute con grande intensità. Abbiamo visto giovani, abbiamo visto giovanissimi, abbiamo visto famiglie, abbiamo visto sacerdoti, ordini religiosi, abbiamo visto vescovi, tutti sono passati davanti alla tomba di Carlo. Questo ci lascia davvero una grande domanda: perché? L'abbiamo detto prima, forse la sua semplicità, forse perché è un ragazzo dei nostri tempi e nella sua semplicità ci ha invitato Gesù e Eucaristia. Lui è qui, Gesù è qui, cercate Gesù, cercatelo nel Santissimo Sacramento. Questo Carlo lo aveva capito molto, molto bene. E non si dava pace quando pensava che negli stadi c'erano le code, per i concerti c'erano code, e davanti a Gesù, che era nelle chiese dove c'era il Santissimo Sacramento, non si trovavano le code. Questo lo lasciava davvero pensare, perché lui ne aveva il profondo, profondissimo valore. Ecco, vediamo ancora far scorrere persone, le persone che
in maniera molto ordinata continuano. Credo che siamo quasi davvero, la Chiesa è quasi vuota, e restano i sacerdoti o poco altro, ecco, ancora i religiosi del coro, le suore del coro che hanno animato questo momento, la Santa Messa, stanno anche loro passando davanti il corpo del Beato Carlo per salutarlo. Teniamo in cuore quello che abbiamo vissuto. Viviamo, continuiamo a vivere, anzi, quello che Carlo, che anzi, giorni ci ha regalato. Abbiamo compreso che Gesù ci cerca, abbiamo compreso l'importanza dei sacramenti, tutto quello che a ciascuno in questi giorni, quello che ciascuno di noi in questi giorni ha ricevuto, lo tenga nel cuore, continui questo percorso, perché comunque la strada di ogni santo, anche dei più grandi, nella sostanza, ci accompagna diritti a Gesù. Dobbiamo continuare a mantenere questo sguardo dritto verso Gesù. Ed ecco io, i religiosi, i sacerdoti che stanno uscendo e salutano il corpo del Beato Carlo. Ripeto, questo è un senso di responsabilità della Chiesa di Assisi, che in questi giorni, grazie al contributo di tutti, dei volontari, grazie al contributo delle forze dell'ordine, del sindaco e di tutte le persone che comunque si sono adoperate per garantire e la sicurezza per la salute di tutti, questo è stato possibile, ecco, grazie al contributo di tutti. E la chiusura è semplicemente una misura precauzionale, proprio per evitare, in questo momento delicatissimo, anche nella nostra regione, nell'Umbria, possa peggiorare oppure possa dare occasione a qualche focolaio, per senso di responsabilità. Ecco qua, ecco il padre vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, e il vescovo si sta avvicinando, solenne della chiusura, stiamo vivendo in diretta. Ha mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo ha reso esempio per i giovani e testimone di misericordia verso i poveri. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli del cammino, per Cristo nostro Signore. Vivendo la diretta, accompagnati dai canti, momento solenne, davvero emozionante. Per noi che siamo qui, ma per tutti coloro che in questi giorni hanno ricevuto la grazia per mezzo di canti. Ecco le ultime immagini, vediamo il volto del Beato Carlo Acutis. Ringraziamo Dio per questo momento di grazia. E chiediamo al Signore di darci la forza di proseguire
il percorso iniziato, così come fece Carlo, che giovanissimo intuì la bellezza di incontrare Gesù vivo nella Santa Eucaristia. In questi giorni un'esperienza forse anche bella da condividere, personale, in cui un sacerdote ci disse: abituati a vivere la bellezza di Dio, perché siamo destinati a quella. Ecco, viene in mente proprio questo, dopo aver vissuto questo periodo così intensamente bello di grazia qui della spogliazione, in occasione della beatificazione di Carlo Acutis. Ecco, adesso continuano i momento emozionante della chiusura. Grazie per tutto quello che in questi giorni è avvenuto per mezzo tuo, e ringraziamo il Signore e lodate per tutto il Signore. Ed ecco che parte l'applauso anche all'interno del santuario della spogliazione, proprio a indicare il ringraziamento al Beato Carlo Acutis. Soltanto una rivedere, la invito a continuare a tenere in cuore tutto quello che di bello abbiamo vissuto in questi giorni, che continueremo, grazie a Dio, a vivere nei prossimi giorni. Su queste stupende immagini vediamo, ecco, stiamo vedendo l'immagine della chiusura. Padre Carlos in preghiera davanti. Alla tomba di Carlo. Le nostre telecamere resteranno come sempre davanti a collegare Carlo, e vi invitiamo a continuare la preghiera
stata sempre fatta in questi giorni. Continuiamo a percorrere questa strada che Carlo ci ha indicato. Sono immagini che faranno il giro del mondo, così come l'apertura. In questo momento siamo collegati anche con l'altra parte del continente che in diretta ha seguito questo momento di grande grazia qui ad Assisi. Sono le ultime immagini. Continuiamo ancora, ecco, per qualche, ancora pochi minuti. Vi lasciamo vivere ancora questi momenti di grazia. Beato Carlo. Bene, ecco le ultime immagini e su queste noi vi ringraziamo per essere stati con noi di Maria Vision per tutto questo periodo, ma appunto proprio per questo, anche perché continuiamo, anzi più di prima, a pregare. Chiusura è stata necessaria per il Covid, ma continuerà. Continueremo a restare collegati sempre sulla sua tomba, continuiamo la preghiera, continuiamo quello che abbiamo già iniziato. Questo momento di grande grazia deve... Vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver vissuto di Carlo Acutis. E Dio vi benedica tutti e grazie per essere stati con noi. È una restia, autostrada per il cielo. Eucaristia, lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno.
sorriso sa contagiare. Perché, Dio mio, così all'improvviso, così giovane? Devi fare forza, amica mia. State pronti, ci dice il Signore, perché non sappiamo né il giorno e né l'ora. Farti forza, amica mia. State pronti, ci dice il Signore, perché non sappiamo né il giorno né l'ora.